anch'io ho un bambino che ha 2 anni e mezzo, e tenete conto che ieri eravamo a casa e il mio bambino aveva deciso di scalare le librerie, no? Per cui io leggevo il libro ma lo accompagnavo, diciamo, in queste scalate. Come sempre, io quando inizio i libri parto con pregiudizi, perché sempre, non lo so, e mi ricordavo che c'è un altro libro che ha un titolo simile, però un po' meno elfi, che è quello del regista finlandese Kaurismäki, no? Però è il dialogo sulla la vita, il cinema e la vodka, no? non c'è il rugby, diciamo, è meno salutare di questo. Poi, secondo me, il libro è proprio bello, è bello. I messaggi sono... Allora, intanto c'è tutta una parte per me molto personale, che è quella di chi è genitore. Io e Chiara, mentre Maxime dice, noi appena abbiamo cercato e ridato il nostro bambino, la nostra è una vicenda diversa. Per me anche, ecco, io forse se non fossi diventato papà a un certo punto, io ero arrivato a un punto in cui avevo difficoltà, no, a leggere, avrei un po' difficoltà a leggere libri su quanto è bello diventare genitori. E io questo ce l'ho perché è difficile e penso che questo sia uno dei messaggi che viene dal libro, è comunque di tanto rispetto, no, per le varie situazioni, tanta attenzione alle complessità, alle diversità dei punti di vista. Quello che io ho capito del rugby è che, oltre alla questione classica del terzo tempo, che anche un non addetto, no, uno non addetto conosce, questo aspetto del rapporto tra i giocatori, l'arbitro, cioè solo un giocatore parla con l'arbitro, e questa idea, insomma, di rispetto, di disciplina che deriva da questa particolarità del gioco, e questo mi ha colpito tanto. E poi c'è tutta la faccenda del volontariato. Io penso di essere stato chiamato qui perché alle volte mi chiedono perché mi chiamano, oh, dice, sei sindaco, perché noi come città siamo candidati, no, a essere capitale europea del volontariato nel 2024, durante il lockdown. Trento è una città che, come altre, diciamo, c'è una generazione, anzi più generazioni, prima avevamo gli alpini e gli studenti universitari, ci sono tante persone che si sono messe in gioco, e una parte proprio forte del libro è il racconto di quello che tu hai fatto durante il lockdown. E per chi lo leggerà capirà che non è ho dedicato un quarto d'ora di tempo facendo un post Facebook dicendo datevi una mano, erano ore e ore al giorno, e a me questo ha proprio impressionato tantissimo. Maxime, ma quando tu hai deciso di impegnarti in quel modo per 2020, cos'è che la cosa principale che ti ha spinto a fare? Beh, sicuramente è stato un periodo intenso. Io mi ricordo che quando ci fu diciamo questo discorso di Conte che invitava appunto al lockdown, noi ci trovavamo a Roma con la nazionale per preparare una partita delle Sei Nazioni contro l'Inghilterra, quindi ci dissero di tornare a casa, e a casa su giornali e telegiornali la notizia che rimbombava maggiormente era quella che appunto di questo coronavirus, ma soprattutto che le persone più a rischio erano le persone anziane. Quindi io mi sono detto, sono giovane, sono in forze, come posso aiutare gli anziani qui della città di Parma? E quindi ho digitato 3 semplici parole su Google. Noi abbiamo una fortuna in questa era incredibile, con internet possiamo veramente metterci in contatto con milioni di realtà con un semplice click. E quindi, digitando queste parole, aiuto anziani Parma, ho trovato questo articolo che parlava di questa collaborazione tra il Comune di Parma e la Croce Gialla per portare farmaci e alimenti agli anziani. Quindi ho chiamato, mi sono presentato il giorno dopo, ho scoperto che la maggior parte delle case del centro storico di Parma erano senza ascensore, quindi con questi pacchi alimentari di 20 kg andata e ritorno era quasi un allenamento. Soltanto che dopo qualche giorno dall'inizio di questo servizio, dato che molti volontari stessi della Croce Gialla erano anziani e non potevano aiutare in quel periodo, mi chiesero se mi sentivo pronto di poter aiutare in un altro modo, e sarebbe stato entrare dentro i reparti di malattia infettiva, prendere le persone malate di coronavirus e trasportarle in dei
reparti di ospedali che stavano adibendo a coronavirus nella provincia di Parma per cercare di essere salvate in maniera più efficiente. E ovviamente l'istinto è stato quello subito di dire di sì. Come me sono state tantissime le persone che si sono attivate, abbiamo visto un senso di collaborazione, di cooperazione incredibile in quel periodo. Noi cercavamo soltanto di aiutare. E non dimentichiamo che per questo impegno, che è durato quasi 3 mesi, poi Maxime Banda è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell'Onorificenza, la stessa che è toccata, il Sindaco può ricordarlo, a un'organizzazione di Trento e una persona in particolare, che forse è giusto ricordare. Sì, sì, è proprio molto giusto ricordarla, perché il nostro Presidente Mattarella, dopo il lockdown, dopo quel momento, ha insignito, no, alcune persone del titolo di Cavaliere della Repubblica. C'è la tua vicenda che è straordinaria. A me ha colpito nel libro anche questo passaggio è questa coppia, coinvolgimento, distacco, no? Quando tu dici a un certo punto, parlando con chi poi poteva morire, diventava vittima, mi hanno detto che avrei fatto meno bene e con meno efficienza il lavoro, e quindi, perché il trasporto era un trasporto fatto anche proprio per essere efficiente, per salvare più vite che dovevano non produrre rapporto personale. Questo a me ci fa pensare, no, anche su che cosa significa e qual è la difficoltà, no, del far bene le cose, cioè paradossalmente perdere umanità però per fare le cose meglio. Beh,